Bene, vediamo quindi come realizzarci il nostro percorso. Il nostro percorso sarà molto molto semplice da realizzare. Come abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti, ci basterà realizzare un piccolo box, che volendo la versione top possiamo spostare verso il centro, convertire in table2poly e scalare un po' per dare una parvenza di strada. Ci realizziamo un percorso tramite una spline. Possiamo andare a modificare realizziamo una chicane, una doppia curva, poiché voglio farvi vedere al meglio l'effetto di curvatura delle ruote. Assicuriamoci che sia ADAType come tipologia di interpolazione. Selezioniamo il nostro poligono. Stiamo nella vista top. Extrude in Hog Spline, selezioniamo la spline e andiamo a suddividere. Attenzione che in alcuni punti andiamo a evitare questi punti di incontro, quindi selezioniamo i vari poligoni, tiriamoli un pochino, per evitare di fatti questo effetto di caramella sulla superficie. Andiamo a selezionare tutti i poligoni, quelli non ci interessano, tutti quelli verso il basso, lasciando soltanto la superficie superiore. Selezioniamo a ring tutti i vari segmenti e per fare una selezione veloce ci basterà selezionare un primo poligono, un primo edge, e tenendo premuto Shift maiuscolo in automatico dalla versione 2010 è stata introdotta questa selezione rapida per il ring, e vado a aumentare con un connect la sua tessellazione. Posso aumentarla anche in altri punti. Ok, andiamo a inserire un mesh smooth, turbo smooth. A questo punto convertiamo in poly, salviamo, se vogliamo pure duplichiamo tranquillamente questa nostra mesh, in modo tale che se avessimo bisogno di tornare indietro abbiamo sempre, possiamo anche cancellare questo percorso, possiamo sempre richiamare questa mesh e riconvertiamo in editable to poly. Abbiamo una mesh abbastanza complessa, abbastanza piena di poligoni, ma ci va benissimo perché quando andremo ad applicare l'effetto di displace avremo bisogno di molta tessellazione. Andiamo a crearci un layer particolare che chiameremo GeoRoad, e in questo caso anche punto, ma questa definizione
denominazione con l'appunto, Fiat punto è abbastanza, si può anche non utilizzare, poiché abbiamo comunque, magari abbiamo una scena finale in cui abbiamo le nostre mesh, e una la chiamiamo tranquillamente geo road res, l'altra invece, che è quella, la mesh di partenza, la chiameremo start. Nascondiamo. Andiamo a variarne velocemente la colorazione, applichiamo un materiale standard qualsiasi. E adesso andiamo a utilizzare una tecnica che non approfondirò, poiché sicuramente già conoscete, che è quella dell'unwrap. Quindi selezioniamo la nostra strada. Prima di applicare l'unwrap, io consiglio sempre di applicare una mappa checker resa disponibile, magari con un tile abbastanza elevato, 5-5 come 10, 10, resa visibile in viewport, e poi andiamo ad applicare una VW mapping classico. Adesso andiamo a selezionare il nostro unwrap, open in viewport, questa sarà la nostra unwrap. Volendo possiamo vedere che cosa succede se dalle opzioni, le opzioni di mapping, normal mapping, che cosa succede se noi andiamo a box mapping, applicare un box mapping. Ok, perfetto, è stata praticamente girata, nulla di più, e andiamo a renderizzarla. Può andarci bene un 1024, può andarci bene come risoluzione, oppure anche 2000, è uno spazio quadrato. Ok, visibility edge possiamo anche toglierli, non ci interessano, e andiamo a renderizzare. Render. Possiamo renderizzarla magari solid. Ok. Una volta renderizzata la salviamo in una cartella da noi definita, ponendo in formato TIFF. Alpha Channel 300 dpi. Bene, apriamo in Adobe Photoshop le nostre UV e andiamo a. Io mi sono creato, scaricato queste tre texture. Sono scaricato queste tre texture che andrò a utilizzare per creare delle mappe di Bump, alcune molto molto grandi e altre un pochino più piccole. Iniziamo con la prima. Portiamo un punto, la riduciamo. Volendo duplichiamola anche in altri punti. Semplicemente e puramente di esempio. Andiamo a unire tutti e tre questi livelli e andiamo a elaborarle cancellando magari alcune piccole parti. Andiamo a fare delle operazioni molto basilari, molto molto semplici.
Una volta creata la texture, possiamo tornare in 3ds Max, selezionare il nostro elemento e per comodità dal materiale, dallo slot del materiale assegniamo un bitmap e assegneremo la stessa identica bitmap delle UV, in modo tale che la possiamo anche visualizzare in viewport. Texture. Applichiamo un modificatore Displace, il quale avrà sicuramente la stessa identica bitmap come tipologia e la mappatura Use Existing Mapping, poiché avremo la mappatura già dell'unwrap. Cosa succede se io adesso vado ad alzare il valore di mappatura, per esempio portandolo a 10? Vediamo che si va a modificare tutta l'intera mappa, tutta l'intera superficie, andando però a crearci anche dei dossi laddove non è richiesto. Notiamo che andare ad aggiungere un noise per creare l'effetto di granulato direttamente nella texture creata in Photoshop non è stata una bellissima idea. Questo è un errore abbastanza ricorrente in cui possiamo trovarci, quello che quando andiamo a creare delle texture per determinati scopi possono funzionare, per altri assolutamente no. Quindi una cosa che possiamo fare, naturalmente ci sono delle persone che sono dei texture artist, quindi che si occupano soltanto di creare ad hoc queste texture. Naturalmente questa è stata creata molto velocemente e proprio anche per farvi capire quali possono essere gli errori in cui possiamo incappare solitamente. Allora conviene andare a caricare un'altra tipologia di texture, un'altra tipologia di texture che io mi sono già preparato, la quale ha praticamente soltanto le zone che mi interessano, dove ci sono i dossi, o le buche, o i crack, a delle zone che andranno ad alzare solo quelle determinate parti o abbassarle. Naturalmente dobbiamo cambiarla anche dentro il nostro modificatore e vediamo che in automatico viene alzato soltanto la parte che ci interessa. Quindi abbiamo la possibilità di creare questi dossi, queste toppe che sono magari ricorrenti nell'asfalto, specialmente in Italia, in gran parte delle strade italiane. 10 è un valore molto elevato, noi possiamo dare anche un valore tipo 2 per avere un effetto sicuramente più piccolo. Notiamo che abbiamo di fatto un effetto anch'esso, potremmo dare anche un valore negativo, se diamo meno 10 abbiamo un effetto totalmente differente nelle varie aree. Questo luminous, ok. Possiamo dare un decary a 2 in modo tale da avere un effetto di decadenza in fase di lavorazione, non darlo per niente. Naturalmente adesso dobbiamo andare a creare invece l'effetto dell'asfalto vero e proprio. Quindi come possiamo fare? Prima di tutto diamo un valore, diciamo per esempio meno 2, molto leggero a tutta la situazione. Quella che mi interessa di più è sicuramente questa mappatura qua. Vediamo che si alza, si abbassa, quindi possiamo dare 5 è anche fin troppo elevato, magari 4, 3,5 come valore. Una volta creato questo effetto, andiamo a segnare un altro displace, al quale andremo ad assegnare la mappa electric. Controlliamo di non avere. Ok. Andremo ad assegnare la mappa di electric che stiamo utilizzando della blur. Volendo possiamo anche applicare un materiale con tale mappa per poterla vedere soltanto in fase di lavorazione. Andiamo ad abbassare notevolmente i suoi valori. Mettiamo 1, 0,5 e diamo un valore di 1, per esempio. Vediamo che cosa succede con
nostra geometria. Attenzione perché queste mappe qui magari lavorano, però non ce ne rendiamo conto, quindi lanciamo un piccolo render. Possiamo abbassare ancora notevolmente le sue dimensioni. Andiamo a 1 cm. E utilizziamo planar come mappatura. Ok. A questo punto sopra cloniamo un'altra volta. Copy and paste un altro displace al quale andremo a applicare invece una mappa di blur noise o semplice noise. Distance. Distance, ok. Questo blur noise anch'esso avrà delle dimensioni molto molto piccole, 0,01, 0,05, 0,01. Dove possiamo elaborarlo. Ok. Capite bene che se fosse ancora più tassellata avremmo di sicuro l'effetto desiderato al 100%, sarebbe ancora più visibile rispetto a altre situazioni. Vediamo che difatti abbiamo il nostro effetto desiderato. Volendo possiamo convertirlo in poly o applicare un edit to poly se vogliamo tornare indietro in questa fase. E possiamo anche andare a modificarlo ancora leggermente utilizzando, volendo, i tools della Ribbon Bar. Tramite la Graphic Tool Modellings possiamo andare a prendere alcuni strumenti come il Paint, il Freeform, il Paint Deform. Possiamo visualizzarli anche tutti abbastanza velocemente. Vediamo che abbiamo il Push and Pull. Push and pull possiamo tranquillamente impostare una dimensione del nostro push and pull e impostare anche come si dovrà comportare, se dovrà tirare oppure andare a spingere in maniera negativa. Diamo meno 1 per esempio. Tiriamo un pochino verso l'alto, volendo in alternativa potremmo utilizzare il vecchio Paint Deform. Una volta fatto, come possiamo riconvertire in poly, volendo riassegnare un mesh smooth oppure un relax, in modo tale da rilassare un po' la mesh. Un valore di 1.
Poli. Accentuarli un po' di più. Una volta realizzato il tutto, ripossiamo riconvertire in poli.